Ciao amici e ben ritrovati con l'ormai consueto appuntamento in Cucina con l'Anise. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, la cucina tradizionale di Valdonica. Come esordio abbiamo scelto il ragù carnoso, che è un ragù che piace molto a me, con tanta carne, tanto macinato, e le polpette. Ora andremo a fare le polpette e poi a mettere sul sugo. Mi raccomando, seguiteci con molta attenzione. Iniziamo la preparazione delle polpette prendendo prima di tutto 6 fettine di pan carré tagliato, avendoci tolto la crosta, vedete, e lo ramolliamo con un po' d'acqua per fare un impasto da mettere poi insieme alla carne. Io le mettiamo un po' per volta in modo da fare presa. Si deve sfare tutto. Sono 6 fettine di pan carré, come vedete. Deve venire bello compatto e morbido. Invece di usare il pan grattato andiamo a usare questo praticamente. Poi lo strizzeremo e lo andremo a mettere nella carne insieme a tutto il resto. Ora andiamo un po' a strizzare. Ho fatto un po' di mollica. Andiamo a metterlo insieme alla carne. Lo mescoliamo bene. 800 g di macinato, prima scelta, da cui poi andremo a ricavare le polpette. Mettendoci questo, mettendoci il pan carré con il latte, è come averci messo il pan grattato. Potete metterci solo il pan grattato, una bustina, diciamo, cioè quanto volete voi, una bustina può andare bene. Ci aggiungiamo un pizzico di pepe, che a noi non dispiace. Una presa di sale, una bustina di formaggio da 100 grammi, un po' di aglio e prezzemolo che abbiamo precedentemente tritato. Ora impastiamo un po' e poi aggiungiamo 2 uova. Così praticamente facciamo sì che quando le andiamo a mettere nel sugo le polpette non si sfacciano, rimangono integre. E ora facciamo le polpette. Sto facendo tutte diverse, però quello che conta tanto è il concetto. Abbiamo preparato il soffritto come base per fare il nostro ragù. A base c'è una cipolla, 2 carote, un sedano, aglio e prezzemolo che abbiamo tritato prima e lasciato a parte perché un po' l'abbiamo messo anche già nell'impasto delle polpette. Ora aggiungiamo 90 ml d'olio e lo lasciamo andare per 4-5 minuti. A fuoco lento. Trascorsi 5 minuti, come vedete, aggiungiamo a rosolare il macinato, lo spezzettiamo bene. Ora aspettiamo che si rosoli. La carne è rosolata, come potete vedere. Ora sfumiamo con 100 ml di vino bianco. Lo lasciamo evaporare e poi metteremo la passata. 2 litri di passata. Una volta sfumato il vino,
andiamo ad aggiungere 2 litri di passata di pomodoro. Ora continuiamo a far cuocere a fuoco lento e ci aggiungiamo solamente una presa di sale. Io sono andato adesso a riempire di acqua calda le 2 bottiglie di passata che ho messo e le andiamo a versare da allungare, così da allungare il sugo e lasciarlo poi cuocere a fuoco lento per almeno 2 ore. Ora non resta da fare altro che aspettare. Aspettiamo che bolla e quando bolle ci aggiungiamo le polpette a cuocere. Il sugo sta iniziando a bollire, ora noi prendiamo le nostre polpette e le mettiamo nel sugo tutte. Ci ridiamo una ripassata, continuiamo a far andare il sugo per un altro paio d'ore. 2 ore dopo aver messo le polpette, come potete vedere qui, il sugo si è ritirato, ormai ci siamo, l'acqua bolle, abbiamo buttato i maccheroni, tra poco vi faremo vedere il risultato finale. Ciao amici, buon appetito! Spazio pubblicità. Come diceva il buon Vasco, vecchio 16. Ed è subito festa.